Il vino Veritas. Che cosa sarebbe l'Europa senza il vino? In fondo che cosa lega tutto il nostro continente, la nostra antica cultura? Questa tradizione del prendere l'uva e trasformarla in vino. Ed è una tradizione che parte dalla penisola italiana, perché la sua prima migrazione è dovuta al grande storico impero romano, quando nelle periferie si sviluppa una nuova idea di vino. In Aquitania, cioè il punto di oggi, in Alsazia, dalle parti della Teramia, in Pannonia. Solo che il vino antico era molto diverso dal nostro, aveva una gradazione che andava dai 14 ai 24 gradi, a tal punto che il poeta lucano si lamentava, essendo arrivato a Ravenna, che l'acqua costasse di più del vino, quell'acqua che doveva mettere nel vino per renderlo bevibile. La mutazione per arrivare al vino che beviamo oggi avviene a partire dall'VIII-IX secolo, dopo la biblica catastrofe del nord Italia, quando si concludono le invasioni barbariche e vengono sostanzialmente dimenticate le vigne per un trentennio. Poi i Longobardi si convertono alla cristianità e per poter dir messa bisogna tornare a far vino. Nel frattempo, chi continuava a occuparsi di vino? Chi si occupava di cristianità? Anche i monaci lì su nelle Gallie belgiche e ancora più su in Irlanda. E quando torneranno questi irlandesi a ricristianizzare i barbari, porteranno con loro un'idea del vino totalmente diversa, leggerissimo. Ecco perché San Gallo, che si insedia a Bobbio, farà nascere lì le prime vigne, quelle ancora oggi dette del Trebbiano, che porteranno ad un vino che fa 12 gradi. Nasce in quel momento l'idea moderna del vino e questa idea si espande intorno ai patriarcati, passa dal Friuli al Piemonte, va a conquistarsi la Toscana, si sviluppa nel meridione e addirittura oggi nella Sicilia storica produce a gradazione contenuta. Nel frattempo abbiamo abbandonato l'anfora, abbiamo scoperto la magia del fusto e grazie alla magia del fusto e del rovere abbiamo scoperto la grande qualità degli invecchiamenti e poi abbiamo scoperto la bottiglia, il vetro che conserva la perfezione con il suo turacciolo. E così abbiamo inventato il fusto, la botte e la bottiglia. Ma soprattutto abbiamo ridisegnato una parte sostanziale del paesaggio d'Europa. Oggi l'Europa ha delle campagne perfette, curate e eleganti laddove si coltiva il vino. L'Europa ha impiantato le sue vigne attorno ai suoi più bei castelli. L'Europa ha piazzato i suoi filari ridisegnando fino in fondo i paesaggi, sicché il Trentino impervio che guardava una volta Dürer arrivando in Italia non è più quello, è cambiato radicalmente. La Sicilia dura e bruciata al sole rimane verde attraverso tutta l'estate perché i pampini lì crescono con passione. E così abbiamo convertito il mondo alla cristianità e Apsi di Nuria al vino, sicché ormai anche l'orsa russa, appena se lo può permettere, va a coltivare la vigna. Viva il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante, vita in fondo in giubilo. La cosa che vi chiedo, vi prego di notare, avendo fatto un po' una ricerca anche sulle musiche da usare dalla grande tradizione della musica occidentale, la scoperta bizzarra è che le più belle musiche sul vino sono italiane. Non sarà un caso? Noi ci riflettiamo troppo poco, cioè noi abbiamo una coscienza ancora ridotta
della funzione che abbiamo svolto in questa faccenda nella storia della civiltà occidentale, perché in realtà nella poetica i francesi ci hanno scritto sopra parecchio, perché il francese appena beve un po' scrive, i tedeschi appena bevono un po' fanno filosofia, ma noi siamo stati gli unici a trasformarla in musica e ad essere protagonisti del paesaggio, dove anche gli altri contano, ma l'Italia di oggi, quella che guardiamo, quella, la vera cartolina d'Italia, prevede necessariamente la vigna. Allora, questo è il ragionamento che vi vorrei spingere così a portare avanti, è che il vino non è solo un prodotto, il vino è il risultato di una vastissima cultura dove siamo stati protagonisti, per un lungo periodo un po' marginali, da 50 anni a questa parte assolutamente trionfanti, e dove oggi stiamo diventando anche i protagonisti dell'architettura, perché gli ultimi interventi seri di alcune delle più grandi firme dell'architettura contemporanea nel campo delle cantine hanno dato dei risultati formidabili. Allora, questa è un po' l'immagine sulla quale bisognerebbe avere il coraggio oggi di insistere, cioè noi siamo protagonisti della progettazione. Infatti io sostenevo anni fa, ma non è passata, avevo lanciato una modesta proposta che l'elezione diretta popolare, non del Presidente della Repubblica, può portare a un guaio, ma l'elezione diretta popolare come si faceva nella Repubblica di Venezia per il magistero dell'acqua, per il magistero del vino. Cioè, e dei beni culturali, cioè in realtà chi si è occupato dei beni culturali meglio di ogni altro è quello del vino. Allora volevo che la proposta che lanciamo oggi non passerà, vorremmo l'elezione diretta del ministro dei beni culturali popolare, trasversale, a condizione che provenga dal mondo del vino, non dall'accademia. Le settimane mi sembrano quelle propizie per pensare a riforme di carattere istituzionale. Esatto. Ora ormai una più. Modesta proposta, vogliamo un ministro dei beni culturali che sia eletto fra i vitivinicoltori, perché sono gli unici che sono riusciti a combinare con intelligenza l'eredità storica e il prodotto contemporaneo. Buon lavoro. Il legame con l'architettura ci permette di arrivare a Italo Rota tra un momento, però solo una battuta finale, perché tu hai usato una parola che è anche un po' coraggiosa in questo, e cioè hai collegato il tema del vino al tema dell'Europa, oggi parola da maneggiare con cura per tante ragioni, però invece è uno dei punti centrali del tuo ragionamento, sì, che svilupperemo l'anno prossimo. Sai che c'è stato questo grande dibattito su che cosa è fondato l'Europa, allora ognuno dice la sua, io pensavo che la cosa più seria, la carta costituzionale dell'Europa, è dire l'Europa è fondata sul vino. Mette d'accordo tutti, e quelli che non ci stanno non sono europei. Bene, Philippe Daverio, grazie.